Ho appena prestato il giuramento per, come amministratore di Samantha. Per noi era una cosa importante. Giorgio Dincà con la moglie Genzianella e i loro due figli escono dallo studio dell'avvocato Davide Fenta di Feltre poco dopo le 12.30. L'udienza dinanzi al giudice Giacomelli del Tribunale di Belluno si è svolta in videoconferenza. Le mascherine celano l'espressione dei volti, ma gli occhi parlano da soli. Da oggi il papà di Samantha ha assunto ufficialmente l'incarico di amministratore di sostegno della figlia che da 11 mesi si trova in una condizione di coma irreversibile. Questa purtroppo non è una vittoria, è che noi riteniamo che sia doveroso che sia un familiare che segue Samantha in questi passaggi. Mi ha fatto molto piacere che il giudice abbia accettato la nostra richiesta. 11 mesi di dolore e di sofferenza per la famiglia Dincà che si è battuta per liberare la giovane di 30 anni che sopravvive collegata a un macchinario alla Gaggialante di Belluno. Sono stati 11 mesi lunghi, pesanti, devastanti, dolorosi, che il dolore sarà indubbiamente anche dopo, però il vederla così soffrire senza la possibilità più di avere una vita. La decisione del Tribunale di Belluno è storica, pur se condizionata dalle decisioni dell'equipe medica che ha in cura la giovane. Io come amministratore ho il dovere confermare quelle che saranno le scelte mediche, cioè non sono io a decidere, sono sempre i medici, io posso autorizzarle o meno. Per i genitori, il fratello e la sorella di Samantha, un atto d'amore. L'ultimo, prima di esaudire le richieste in vita di Samantha, che per se stessa aveva scelto il mare come casa per il suo riposo eterno. Lei aveva detto, voglio una volta che manco, voglio essere cremata e portata al mare. E quello facciamo. È una promessa, quindi la mantengo. La manteniamo. Buonasera, avete visto i genitori di Samantha Dincà che è in coma vegetativo ormai da un anno, che abbiamo collegati e che saluto e ringrazio per la loro disponibilità. Buonasera a Giorgio e a Genzianella Dincà, buonasera. Buonasera a voi. Grazie molte per aver accettato il nostro invito. È un modo, quello di stasera, di rendervi omaggio, perché siete due genitori che hanno avuto purtroppo una sciagura che è capitata a tante famiglie. Una ragazza che era piena di vita, che si è ferita in maniera anche così abbastanza banale, no? Una rottura di un femore proprio nel vialetto di casa, poi un ricovero e poi ci racconterete voi cosa è successo. Sta di fatto che purtroppo vostra figlia è in coma vegetativo da molti mesi e come lei diceva prima nel servizio di Tiziana Bolognani di apertura, signor Giorgio, il giudice le ha permesso di diventare amministratore di sostegno e quindi di decidere come mettere fine alle sofferenze di sua figlia, perché lo strazio vostro e di tanti genitori, di tante persone, è quello di vedere in uno stato direi non umano una persona, come era già successo per DJ Fabo, per tante altre persone, e di decidere di rinunciare a questa figlia pur di mettere fine alle sue sofferenze. Quindi grazie per essere con noi. Partiamo, io direi di capire subito qual è quali sono, diciamo, i passaggi che vi attendono dopo questa decisione. Mi pare, ho letto che secondo i medici si aspetterà l'ultima crisi per poi staccare, come si dice di solito, la spina. È così? E quando potrà probabilmente avvenire? Ma
il tempo in cui avverrà non è definito, perché la sentenza del giudice è che qualora ci siano le opportunità dal punto di vista medico, sono autorizzati ad eseguire l'accompagnamento a fine vita con la sedazione totale e eseguire questa procedura. Il tempo può essere fra 3 giorni come fra 2 mesi, è difficile dire quando Samantha avrà la prossima crisi, tra virgolette. Lei più volte ha avuto problemi di infezione perché ha la PEC che gli causa problemi, c'è i cateteri che gli causano problemi, per cui finora è sempre stata gestita con gli antibiotici e sotto costante cura medica. La prossima volta che si presenterà uno di questi ulteriori problemi clinici, si potrà eseguire la sedazione completa. Il tempo non è definito, non è... Certo. Senta, signora Genzianella, sua figlia non aveva lasciato ovviamente un testamento biologico, che si lascia in genere in un'età ovviamente più avanzata, ma aveva espresso delle idee molto precise riguardo all'eutanasia e al fine vita, no? Quindi voi sapete che se si fosse ritrovata in questa circostanza, lei stessa avrebbe deciso di non continuare a vivere. Così, quando è che vi ha manifestato, diciamo, queste intenzioni, questi suoi propositi? Allora, io quando è successo il discorso di Eluana Englaro, da mamma con 3 figli che allora erano piccoli, sì, mi aveva colpito particolarmente tanto. Siccome con i figli abbiamo sempre parlato un po' di tutto, e poi quando c'è stato il momento che il papà di Eluana è riuscito a dargli pace, ne ho parlato poi anche con i miei figli, e Samantha ho visto che ne era rimasta particolarmente colpita, perché appunto gli dicevo che era in questo letto ferma da tanti anni, e diceva, ma lei capiva, pensava fosse il papà che non voleva, che voleva tenerla così. Gli ho detto, no Samantha, purtroppo le cose vanno in tutt'altra maniera, il papà vorrebbe dargli pace, però ha detto, sono persone egoiste e cattive, perché ha detto, come fai a lasciare una ragazza così giovane in quelle condizioni, che non può più camminare, non può più lavorare, non può più scherzare, ridere, fa tutto quello che è il quotidiano. Ha detto, se succedesse a me non vorrei mai rimanere poi mai in quelle condizioni. Tra l'altro ha fatto bene a ricordare Eluana Englaro, di cui c'era stato proprio uno scontro tra coloro che erano favorevoli a una dolce morte, coloro che invece continuavano a chiedere che fosse mantenuta in vita. È stato un calvario durato 17 anni, no? Prima che si decidesse di interrompere l'alimentazione artificiale. Voi tutto questo non lo volete vedere, non volete che sia vostra figlia a subirlo, no? È questo. No, assolutamente no, anche perché io dico, stanno comparendo anche dei gruppi Cristo per la vita, questi fanatici religiosi, ma io dico, è giusto rispettare la vita, però la vita non è come Samantha, la vita è una cosa ben più ampia, la vita va vissuta, posso parlare, posso mangiare, posso camminare, posso vedere il giorno, la notte, e quella è vita. Quella che sta facendo Samantha non è vita, lei sta soffrendo, è tutta rannicchiata, sta cambiando addirittura espressione del volto da quanto è contratta.
E io dico, questa non è vita. Come si rispetta la vita, bisogna anche rispettare la morte. La morte purtroppo è, fa parte della vita. Per cui bisogna rispettare la morte, bisogna rispettare che una persona possa fare il suo fine vita con dignità. Perché condannarla a una sofferenza continua? È quello che noi troviamo assurdo. Io non so quale persona, perché è facile dare giudizi. Ti è stato detto, ma come fai tu, padre, a chiedere la morte di tua figlia? Io l'ho detto, per me è un estremo atto d'amore. Siccome la amo, la rispetto, io rispetto mia figlia, voglio che siano rispettate le sue volontà e che possa avere la dignità che una persona merita. Perché queste persone purtroppo perdono anche la dignità. Sono persone che sono tenute, non trattate male, però sono tenute là, cioè in una non vita, perché quella non è assolutamente vita. E i nostri politici devono capire che il mondo sta cambiando, la gente ha altre esigenze. Se noi pensiamo, Samantha non è un caso isolato. In Italia ci sono oltre 4.000 persone in coma vegetativo. Io adesso non dico che a tutte queste 4.000 persone bisogna portarle al fine vita. Beh, ognuno ha le sue idee personali. Però sono sicuro che di queste 4.000 persone ce ne saranno diverse che vorrebbero fare questo percorso. È quello che bisogna... rispettare la dignità della persona. Personalmente non ho paura della morte, ho solo paura di come sarà il mio fine vita. Infatti io il testamento biologico l'ho fatto e ho messo dei paletti ben precisi. Io voglio avere la possibilità, quando, se purtroppo c'è, che so, il fatto, il destino, chiamiamolo come vogliamo, mi destina una fine dolorosa, voglio potermela evitare, perché non la trovo dignitosa. Certo. Signor Giorgio, guardi, sono molto d'accordo con lei sul gesto d'amore. Mi viene in mente anche, mi vengono in mente fatti di cronaca che vengono anche così valutati, secondo me, in maniera errata, cioè quando c'è un omicidio-suicidio, un ottantenne che uccide la moglie 86enne, faccio un esempio, in carrozzella, che non connette più, che è malata gravemente, in genere sono malattie appunto senili, insomma sono storie tremende, beh, lì mettono fine alle sofferenze della moglie e del marito che poi si toglie la vita, no? E anche quelle sono storie che vanno diciamo classificate come gesti non di violenza ma di amore, ovviamente poi con tutti i distinguo del caso. Signora, adesso suo marito accennava a movimenti che sono contrari al fine vita. Ricordo che c'è anche un referendum sull'eutanasia, ci sarà un referendum sull'eutanasia, sono già state raccolte mi pare 500.000, un milione e 200.000 firme, quindi in pochi mesi è andata avanti la raccolta e siamo veramente a buon punto. Voi avete avuto contatti diretti, visto che in tempi di social tutti si esprimono, tutti sono virologi, tutti sono laureati in medicina, immagino che abbiate avuto anche critiche attraverso o comunque opinioni o valutazioni, anche magari, immagino anche molto favorevoli come vedo stasera dagli sms, oppure no, insomma non ci sono stati questi contatti. No, ci sono stati, sì, ci sono, fortunatamente ci sono state, io le definisco persone negative, con parole pesanti, assassini e quant'altro.
e abbiamo trovato comunque tanti molto, molto vicini. Come ha detto mio marito, fortunatamente le persone belle hanno superato quelle cattive. Certo, e questo per fortuna consola. Tantissimi sms, whatsapp, sono una mamma e nonna, questi genitori sono meravigliosi, speciali, grandissimi, pieni di un grande amore, grazie, grazie a loro. Adesso io vi presento gli ospiti che ho in studio, con cui poi parleremo così dell'attualità su questo versante, insomma su quello che si sta facendo e discutendo anche in politica. Luca Spavanetto, buonasera Spavanetto. Buonasera. Grazie molto per essere qui. L'avvocato Fabio Crea, buonasera, buonasera avvocato. Buonasera. Sindaca Paola Roma. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Antonella Tocchetto, buonasera Antonella. Buonasera a tutti. Pietrangelo Pettenò, buonasera. Buonasera a tutti. E Santi Carraro, ingegnere, buonasera, grazie, bentornato, grazie molto. Ecco, con loro poi parleremo, anzi magari mi piacerebbe sentire così delle riflessioni anche da parte dei nostri ospiti. Ecco, al di là della questione... Poi la fine vita e quello che accadrà, diceva il suo marito, fra tre giorni, forse molto più in là, perché c'è stata anche una valutazione dei medici, oltre che la decisione del Tribunale di Belluno di permettere al genitore di decidere come impostare questa fine vita. Al di là di questo, certo... È impressionante da un incidente così banale essere poi portati da un ospedale all'altro e ritrovarsi in coma dopo una frattura. Che cosa è successo? Ci potete spiegare come si è ritrovata vostra figlia in questa condizione dopo una caduta praticamente? In genere queste sono situazioni provocate da traumi spaventosi, da incidenti automobilistici, da cadute, da altezze ragguardevoli. Ecco, come mai è arrivata, è finita all'ospedale in reparti di terapia intensiva e quant'altro? Probabilmente Samantha ha preso un battere in sala operatoria. Che gli ha causato un'infezione e poi noi attualmente non abbiamo ancora approfondito bene il cosa è successo. È una cosa abbastanza anomala perché Samantha, dopo essere stata operata, è ritornata a casa dopo 4-5 giorni e aveva iniziato la riabilitazione. Andava tutto bene. E dopo 4-5 giorni che era a casa ha iniziato a gonfiarsi. L'abbiamo portata al pronto soccorso e ci hanno detto che era una cosa normale, che doveva rimanere con la gamba alta e poi ha iniziato a gonfiarsi l'altra, sempre definendola normale. Però non gli è mai stato fatto un semplice esame del sangue, niente. Finché dopo altri 2-3 giorni stava male, lei diceva che aveva un malessere che non riusciva a descriverne la causa. Non era la gamba che gli faceva male, era un qualcosa che però non sapeva descrivere. E dopodiché a casa stava veramente male, abbiamo deciso di chiamare l'ambulanza, l'hanno ricoverata, non abbiamo mai potuto vederla perché era il periodo del Covid e dopo un paio di giorni in ospedale la dottoressa ci aveva detto che era stata riscontrata una forte polmonite bilaterale non dovuta a Covid e dopo un paio di giorni i polmoni sono collassati, non sono riusciti a gestirla in terapia intensiva, l'hanno trasportata con l'elicottero a Treviso e c'è un macchinario apposito per quei casi dove l'hanno sì salvata, però essendo rimasta senza ossigeno per
non si sa quanti minuti, i danni cerebrali sono stati devastanti e irreversibili. Ecco, senta... Poi sarà da valutare in futuro se ci sono o meno responsabilità. Noi un'idea l'abbiamo, però noi adesso siamo concentrati sul fatto di rispettare le volontà di Samantha e dargli il rispetto che merita e rispettare le sue volontà. Dopodiché ci sarà un'altra fase che... Certo, beh, dovrete, ovviamente ci sarà un'inchiesta per capire che cosa è successo, ovviamente. I medici a voi che cosa hanno detto in sostanza? Perché immagino che i medici qualche avranno pur fatto una diagnosi finale, no? Ma i medici, tutti i vari direttori e tutti quanti, praticamente quando noi abbiamo iniziato a far sapere ai giornali cosa stava succedendo, si sono completamente allontanati. Proprio hanno fatto, non dico terra bruciata, ma proprio sembra che Samantha sia Satana in persona. Nessuno vuole prendersi le responsabilità. Abbiamo trovato solo un paio di medici che la stanno seguendo adesso, che hanno detto: questa è la nostra faccia, noi ci siamo e noi siamo responsabili attualmente per Samantha. Perché c'è stato un periodo che anche la direzione dell'ospedale è completamente sparita. Parlava con noi tramite l'amministratore che era stato nominato, un avvocato, ci parlavamo tramite. Digli questo, no, ma tu riferisci di quello, che è una cosa vergognosa. Ecco, abbiamo due avvocati in studio, per cui vorrei sentire un po' il loro parere. Ovviamente gli avvocati hanno bisogno, prima di leggere tutte le carte, di avere tutte delle pezze d'appoggio per valutare. Però, insomma, avvocato Tocchetto, cosa si può pensare? Perché noi difendiamo, abbiamo sempre difeso e difendiamo sempre i medici, soprattutto in un periodo di questo, come questo del Covid, perché vengono accusati di cose di cui assolutamente non sono responsabili. Mettono il microchip quando fanno i tamponi o fanno gli interventi, no? Però voglio dire, in un caso del genere, certo, non è che si può non sapere. Due genitori hanno il diritto di sapere che cosa è successo alla loro figlia. Beh, allora, la vicenda è sicuramente drammatica e abbraccio veramente questi genitori e la loro forza. E capisco appunto che vivono un dramma, ma è anche giusto che siano loro che gli hanno dato la vita, che portino avanti anche le decisioni che la loro figlia avrebbe voluto avere. Certo, probabilmente c'è sicuramente una colpa medica, non è detto che sia dolosa, ma che sia proprio, come dire, un incidente dove probabilmente non sono riusciti a risolvere la questione. Se c'è un batterio, poi si dovrà fare tutta una serie di verifiche attraverso un consulente tecnico d'ufficio del giudice e probabilmente anche scoprire qual è stata la natura, perché da quello che si capisce il batterio magari poteva in qualche modo, se avessero subito analizzato la situazione, essere risolto magari con una terapia più forte, una terapia farmacologica diversa, ma a volte anche i medici, non per difenderli, ma si trovano davanti a situazioni talmente al limite che provano a prendere una strada e nel caso di questa sfortunata ragazza la strada purtroppo è stata errata, perché poi l'ha portata praticamente al coma irreversibile, da quello che si capisce. Pertanto io penso che sicuramente, almeno come genitori, io comunque proverei a voler sapere la verità, e quindi la verità la si può sapere solo attraverso dei consulenti tecnici che facciano delle relazioni e studino scientificamente qual è stata la causa di quello che è accaduto e quale avrebbe potuto essere la strada da seguire per salvare questa ragazza giovane.
E quindi, insomma, la strada della, come dire, di trovare una soluzione anche giuridica, penso che probabilmente sarebbe giusto anche per la ragazza, per Samantha. Per quello che riguarda la scelta che loro hanno fatto, li comprendo tantissimo e penso che le parole del padre siano state quelle più significative rispetto, come dire, a tante anche scelte dottrinali della Cassazione sul fine vita e via dicendo, perché lui lo ha detto chiaramente, quella non è una vita, quella è non solo una non vita, ma da quello che si capisce è anche un fortissimo dolore che probabilmente la ragazza sta provando, perché la descrizione, ma mi ha impressionato molto quando ha detto la descrizione di una ragazza che è sempre più rannicchiata su di sé, cioè il corpo in qualche modo reagisce ad un forte dolore anche se non è consapevole, e quindi hanno tutta la mia comprensione sulla scelta che stanno prendendo, considerato che io mi sono veramente offerta al comitato per la raccolta delle firme, ne ho autenticate tantissime e devo dire che Treviso ha risposto in maniera incredibile, perché avevamo le file delle persone che venivano a firmare per il referendum per l'eutanasia, quindi è una, come dire, una questione molto complessa e comunque veramente li abbraccio fortissimo, perché è una serata di quelle molto difficili questa, caro direttore. Avvocato Crea. Sicuramente molto difficile, la tematica è difficile, ancora più difficile è la scelta di questi genitori, non soltanto la scelta è difficile, ma sopportare tutto questo, perché chiaramente noi ne parliamo al di là dello schermo, leggendo i giornali, commentando magari una sentenza, però certamente poi c'è un dolore umano, un dolore di genitori, e per chi è genitore questo lo capisce. Lo capisce assolutamente bene. Certo, c'è un contrasto ideologico, questo è assolutamente evidente. Quando si diceva prima il mondo è cambiato in tante cose, però questi sono aspetti umani, aspetti di dolore, e l'ideologia non è un'ideologia politica, è un'ideologia, come dire, del proprio pensiero e del proprio sentimento, e allora ci si scontra poi anche politicamente, perché poi è sempre il politico che deve fare le leggi, no? È sempre auspicabile che si decida da un punto di vista normativo, perché il vuoto legislativo è ciò che certamente fa più male. Laddove deve intervenire la magistratura per coprire un vuoto legislativo è una sconfitta dello Stato. Lo Stato deve normare, deve scegliere in un determinato momento storico qual è il percorso che lo Stato in quel momento, l'opinione pubblica, il popolo intende percorrere. Quindi vanno bene i referendum eccetera, però quello che intendevo dire dal punto di vista ideologico è c'è la rappresentazione di due diverse situazioni. C'è chi da un punto di vista umano, religioso, etico, morale, ritiene che sia, come dire, il bene della vita sia, come dire, qualcosa di indisponibile, così come arriva dovrebbe essere anche destinato a non essere, come dire, gestito dai singoli, e quindi si rimette così al destino, e allora che si rimanga legati alla vita finché il destino non decide di interromperlo. Oppure dall'altra parte c'è chi ritiene, come questo genitore, che quella che in questo momento cui è sottoposta Samantha non è vita, perché un vegetale non è un essere umano, quindi questo lo condividiamo. Ma c'è un altro aspetto oltre allo stato vegetativo, che da quello che capisco è irreversibile, che è la situazione di sofferenza. C'è una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che ha, come dire, intrapreso, ha creato un cuneo per quello che
è forse una eutanasia oggi ancora non normata, che è quella di aver ritenuto in parte illegittimo dal punto di vista costituzionale l'articolo 580 del codice penale, cioè l'istigazione al suicidio in presenza di determinate condizioni, che sono esattamente quelle a cui è sottoposta oggi Samantha, che sono quelle di una situazione di irreversibilità e di una situazione di sofferenza certamente fisica a cui è sottoposta. Quella sentenza della Corte Costituzionale copre, probabilmente integra, quello che è un vuoto normativo che si spera venga colmato, perché la politica deve assumersi delle responsabilità, qualunque esse siano, qualunque sia l'ideologia, ma bisogna decidere in un determinato modo. Mi permetta un virtuale e forte abbraccio ai genitori. Allora, genitori che hanno un coraggio da leoni, lasciare andare una figlia è coraggioso. Coraggioso e altruista. Signor Giorgio, voi che idea vi siete fatti in questi, non solo credo recentemente, ma probabilmente anche negli ultimi anni, tornando indietro con la memoria della politica rispetto a drammi, a tragedie di questo genere, ma non solo, perché stasera avrei parlato più a lungo con l'ingegner Carraro della manovra e con anche gli altri ospiti, e anche qui io continuo a sentire tutte le sere in televisione: faremo sul reddito di cittadinanza, ridurremo le tasse. Ma sono 20 giorni che stanno parlando, faremo qua, faremo là, non hanno ancora fatto niente, perché c'è sempre il prossimo Consiglio dei Ministri in cui decideranno anche per quanto riguarda il Covid, no? Che impressione vi ha fatto, insomma, la politica in questi ultimi anni? Mi sembra abbastanza immobile. Alla fin fine mi sembra che nessuno vuole metterci la faccia, perché sono, tra virgolette, argomenti che magari accontentano una parte della popolazione e ne scontentano altri, però nessuno vuole metterci la faccia. Ecco, io porto un esempio banale: la legge Fornero viene conosciuta come legge Fornero perché? Perché la Fornero ci ha messo la faccia, ma non l'ha fatta la Fornero, l'hanno fatta in tanti, c'erano tutti lì seduti a quel tavolo, però lei ci ha messo la faccia, adesso tutti la Fornero ha fatto, non ha fatto la Fornero, c'erano tutti, destra e sinistra erano tutti d'accordo. E la stessa cosa sono queste situazioni. Nessuno vuole mettersi la faccia per prendersi delle responsabilità. Io dico, un politico è stato eletto per rappresentare il popolo, è lì pagato dal popolo, è un nostro dipendente, dovrebbe fare il suo lavoro. Invece cosa assistiamo? Alla riduzione dei parlamentari. Alla fine cosa porta? A un risparmio ridicolo. A me non interessa quanto prende un parlamentare, a me interessa cosa fa un parlamentare. Perché se il parlamentare va in Parlamento, lavora, si mette a fare le leggi, si siede, parla con la gente, fa quello che gli chiede la gente, per me puoi prendere anche il doppio di quello che prendi adesso, ma devi fare il tuo lavoro. Ed è quello che purtroppo tante faremo, però resta un faremo. Sì, anche perché poi tutte queste decisioni sono legate al consenso, no? Siccome la politica è terrorizzata dalle perdite di consenso, allora rimuovono a volte dei problemi che possono essere, da questo punto di vista, divisivi e dannosissimi dal punto di vista elettorale. Sindaco Paola Roma, la sindaca Paola Roma è presidente della conferenza dei sindaci per quanto riguarda la pandemia. Un sindaco incontra tante persone, vede tante famiglie e purtroppo assiste a drammi di questo genere, no?
Sì, sicuramente anche da parte mia va un abbraccio ai genitori, anche perché proprio a livello di conferenza dei sindaci questi sono temi che trattiamo, perché andiamo a trattare anche di situazioni di disabilità che poi diventa in acuto, e sicuramente c'è la situazione poi dell'istituzionalizzazione. Sicuramente, direttore, come dicevi te e come anche emergeva da parte dei genitori, quando vengono fatte le leggi bisognerebbe confrontarsi realmente con il territorio. Qui rientro sulla parte della disabilità, perché anche la legge 112 che riguarda il dopo di noi, quindi questi progetti anche di vita indipendente per questi ragazzi che possono avere anche un minimo di autonomia per evitare poi l'istituzionalizzazione successiva, chiaramente è una legge che è a questo punto bloccata, perché abbiamo diverse associazioni di volontariato che ci stanno lavorando su questo con il ministro Stefani, ma abbiamo altre regioni d'Italia che non vanno avanti con questo e questi fondi sono lì fermi. E qui diventa importante, perché chiaramente in una attesa proprio, si chiama progetto di vita quello che stiamo valutando riferito proprio alle persone disabili, va costruito assieme sì ai servizi dell'ULS, assieme ai nostri assistenti sociali, e in una compartecipazione che prevede la presenza non solo dei familiari ma anche della comunità, e la comunità è rappresentata dall'amministrazione che deve essere presente. Ma sicuramente questi progetti di vita, che devono trovare una propria esplicazione, devono essere condivisi con dei fondi che devono arrivare dal Ministero per intervenire con le amministrazioni per questo, perché chiaramente i progetti che vanno costruiti sulla persona devono avere una collaborazione a 360 gradi di tutta anche la comunità. E per questo credo, direttore, che anche i fondi che vengono istituiti anche per intervenire su delle progettualità relative proprio al mondo della disabilità, ma anche dei minori, e anche innovative rispetto a questo, devono coinvolgere a 360 gradi le amministrazioni e non essere prese a livello centrale varando sostanzialmente anche delle norme che vanno verso anche le persone disabili ma non coinvolgono i comuni, che poi sono quelli che sono effettivamente quelli che devono promuovere l'autonomia di queste persone, devono fare di tutto perché la persona appunto cerchi di essere, con interventi di prevenzione, essere all'interno della comunità, cercare di lavorare per loro. E qui veramente mi do un forte abbraccio ai genitori per quello che stanno vivendo proprio a livello della figlia, e mi congiungo con tanti genitori che invece hanno un figlio disabile, sono anziani e cercano di arrivare verso di noi amministratori dicendo dopo di noi cosa ci sarà, e chiedono a noi queste risposte. Quindi è importante che questa norma, questa normativa del dopo di noi vada veramente verso un'inclusione di questo tipo, ed è su questo che ci dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, mettendo anche in discussione quelle che erano le modalità anche operative che una volta venivano attuate a livello di disabilità, ma deve veramente prendere la comunità insieme e cercare di dare una tranquillità a questi genitori, che dopo di loro il loro figlio verrà accudito da una comunità che si deve prendere cura anche di loro. Signora Genzianella, sua figlia che vita faceva, che carattere aveva, ce la può ricordare? Ce l'abbiamo, è ancora qui vostra figlia, ma in questa situazione tremenda. Ho visto cosa diceva Giorgio in un'intervista, cioè con questa posizione fetale, no? Rannicchiata e sofferente. Samantha era la persona che entrava e ci diceva: ciao mamma, come è andata con il lavoro? Tutto bene? Sai mamma che mi hanno rotto proprio le palle oggi? Comunque non importa, ci beviamo un caffettino? E lei comunque, nonostante venisse presa magari in persone che lei dava fiducia a tutti, e le persone a volte ne approfittavano, però lei non era quella che diceva: no, mi sei antipatico, non ti voglio più vedere. Lei trovava, come ha detto Giorgio, lei trovava il bene anche dove c'era il male. Comunque era quella che si alzava alle 6 del mattino e andava in stazione a prendersi il caffè, perché c'aveva il signore di 70 anni che era un suo amico, aveva il ragazzo di 20 che era un suo amico, e poi tornava a casa: mi devo preparare, devo andare al lavoro. Cioè vita. E dicevo: Samantha, sei capace di rilassarti un attimo? Sì, no, devo andare via, no? E succedeva che magari aveva la macchina che c'aveva qualcosa della centralina che non andava e rimaneva senza macchina, e diceva: mi sembra di essere
mi sembra che mi manchi una gamba, non vedo l'ora che il papà mi sistemi la macchina e così posso, mi posso mangiare da sola senza aver bisogno di nessuno. Insomma, qui una ragazza, vivace, simpatica, di carattere, insomma, che si faceva apprezzare e benvolere, forse in questa disgrazia, diciamo, è stato meglio che non sia cosciente, no? Nel senso che tante persone, penso ai malati di SLA, per esempio, no? Sono immobili a letto, però sono lucidi, cioè vedono con gli occhi, magari riescono a far capire qualcosa con delle espressioni leggere degli occhi o della bocca, ma sono praticamente delle mummie, sono lì, sono fermi e il DJ Fabo è riuscito ad esprimere tutto il suo dolore e la sua voglia di andarsene. Fino a quando è stata cosciente vostra figlia? Diciamo che Samantha non è stata da subito. Dal famoso 4 dicembre che noi siamo andati a Treviso, quella settimana che è stata a Treviso non l'abbiamo vista. Una volta trasferita in rianimazione a Feltre, che ci ha dato il permesso di vederla, l'unica cosa che ricordo è che averla vista così piena di tubi, di ossigeno e quant'altro, è stata forte. E gli ho detto: ciao Samantha, sono la mamma. E gli ho visto due lacrime scendere e poi più niente. Quindi quasi da subito, insomma, non avete più avuto modo, come dire, di entrare in contatto, no? Quasi da subito, e tutto sommato per lei forse è stato meglio, perché appunto, come dicevo, se non altro non era più presente fin dall'inizio di questa vicenda. Chiedo a Pietrangelo Pettenò, qui oggi in questo paese per ora non abbiamo il diritto di decidere della nostra vita, no? E parlo di situazioni di questo genere. È chiaro che non si può decidere di farla finita per un mal di testa, per dirla in soldoni, ma se ci si ritrova in uno stato vegetativo, bloccati in un letto, con le flebo, l'alimentazione artificiale, e peraltro in tanti casi si percepisce benissimo quella che è la realtà propria e quella degli altri che si muovono e possono vivere, mentre tu sei condannato così a questa situazione. Ecco, questo è un paese in cui ancora non si riesce ad arrivare al testamento biologico. Quanto manca secondo lei? Perché il mondo appunto sta cambiando, è cambiato in tanti altri paesi, no? Sì, infatti non a caso la campagna referendaria aveva come motto liberi fino alla fine, perché come diceva, mi pare, prima il papà di Samantha, la vita è tutto, è la nascita, è anche la malattia, è anche la morte, cioè tutto è vita. E noi dovremmo cominciare a ragionare in modo, è etica, no? Prima diceva, non è ideologia, è proprio etica questa, cioè il valore della vita. E si diceva qualche tempo fa in una trasmissione interessante qui, si diceva appunto, c'è in questa società moderna, si è introiettata tantissimo rispetto a un passato, la paura della morte, no? Perché ormai sembra che, insomma, viviamo fino a tardissima età, bene o male, con vari sistemi, e quindi la morte fa ancora più paura delle passate generazioni, no? Dove tutto faceva parte, era più naturale, non so come dire. E quindi questa questione della liberi fino alla fine è proprio una battaglia di etica, di civiltà. E i casi come questi di Samantha è veramente difficile, veramente stasera dire qualcosa di intelligente o di utile, insomma, veramente si fa fatica a tirarlo fuori. Però io penso che ci siano questi aspetti. Da un lato, pensate a tutti quelli, diceva il papà di Samantha prima, migliaia di persone, quelli che rischiano, anzi sono stati inquisiti di omicidio,
ok? E quindi è intervenuta la Corte Costituzionale più volte, l'ultimo sul caso appunto con Marco Cappato, eccetera, dove la Corte Costituzionale ha fatto quella sentenza, però ha detto anche al Parlamento legiferate. E gli ha dato quasi il tempo per legiferare. Non l'hanno fatto. Quindi hanno ragione i genitori di Samantha che dicevano prima, ma il Parlamento lo giudico per quello che fa. E non a caso in questi ultimi anni è scoppiata la polemica sulla casta politica, perché è una casta quando non fa niente e pretende anche di essere giudicata per quelli che sanno tutto al di là di quello che prendono, cioè quelli che devono dirti anche le previsioni del tempo fra poco, no? I parlamentari no, devono fare le leggi, devono vedere se delle leggi vanno bene e cambiarle e casomai adattarle alla società. Oggi credo che in questo paese, dopo 1.200.000 firme, cosa hanno testimoniato questo? Che c'è un paese reale che è scollato dalla politica. Questo lo dice chiaramente, perché le code in tutta Italia, poi negli ultimi giorni con la firma digitale sicuramente sono arrivate 400.000 firme in pochi giorni e ha facilitato, ma le altre 700.000-800.000 sono arrivati ai banchetti con gli autenticatori, con la gente che andava a fare figlio. So mio figlio che la prima esperienza di carattere politico-sociale che ha fatto è stata questa sui banchetti a 20 anni, cioè vuol dire... C'è un paese fatto di giovani, di meno giovani, eccetera, di un paese civile che è molto, ma molto, molto sempre più avanti ormai della politica, purtroppo. Ed è questa la difficoltà che abbiamo come paese, cioè capire queste cose. Non ci dovrebbe esserci... Chiaro che ci sono rapporti... diversità di vedute, però quando si parla di problemi etici è chiaro che ci sono visioni del mondo, della vita diverse, ma qui si tratta di una cosa che io non ho mai... Si chiama rispetto della persona, delle dignità di una persona, e quando tu calpesti la dignità di una persona non puoi essere un civile, che tu sia un credente o non credente, un politico di destra, di centro, di sinistra, che tu pensi a essere rivotato. Questo è inaccettabile, perché qui stiamo parlando di dignità di persone, e quando qualcuno appunto deve ricorrere ai giudici per riconoscere di poter dare ai propri figli, diciamo, una serenità, una tranquillità e non vederla più soffrire, è già un fallimento. Quando tu accompagni qualcuno appunto, diceva prima il direttore, chi anche non è cosciente anche, no? Però non ce la fa più, non ce la fa più, ha sofferenze, deve continuare a prendere cose incredibili per addolorire il dolore quando non puoi più guarire e decide di andare appunto a fare l'eutanasia. Chi lo accompagna, visto che non vuole gambe, può ancora oggi con questa legge può essere accusato di istigazione al suicidio, e sono reati che fino ai 18 anni, se non sbaglio adesso, di pena. Ma pensate, cioè questa cosa, cioè è incredibile, cioè quando noi mettiamo fine a tantissime persone con tante altre cose che non sto qui a fare l'elenco, no? Con tantissime le mettiamo fine. Allora, noi veramente, questo è un paese incivile che dovrebbe darsi una scossa su questo. E poi aggiungo solo una cosa, che io spero, so che c'è un'indagine in corso anche sui fatti, diceva prima Annalisa Tocchetto, io spero che, perché succede spesso che poi si è abbandonati e quindi si deve ricorrere alla giustizia, diceva giustamente, quindi... No, io credo che queste cose dovrebbero scattare di ufficio e di istituzione. Questo è avvenuto per quello che è successo, ma va appurato, anche perché non possa succedere più. Perché se c'è stato un errore, se c'è stata una difficoltà, un deficit della struttura, piuttosto che di un uomo che si sbaglia, deve essere una indagine accurata che l'istituzione deve fare. L'istituzione che gestisce le strutture sanitarie deve fare, e consentire quindi a chi ha il diritto poi di vedere riconosciuta una verità e tutto quello che ci consegue, lo deve essere, non loro che fanno causa a qualcuno. Io questa cosa proprio non la sopporto. Causa a chi? Al medico, alla struttura, al San Martino di Belluno o quel medico X o Y. Deve essere l'istituzione che dice: è avvenuto questo, purtroppo la sala operatoria, la macchina, l'uomo, eccetera. Perché deve essere un fatto che dire: se c'è stato un errore, serve che non succeda più.
Questa è un'altra cosa di civiltà che deve venire in questo paese. Quanti casi, io quando sono stato in regione, tantissime cose che succedevano, allora appunto le assicurazioni, le robe, ma il tormento di chi ha perso un parente, un congiunto, un amico che deve ricorrere a vedere riconosciuto le cose, che poi è sempre una cosa difficile, difficoltosa, con mille ostacoli. Questa è una roba che deve essere alleviata. Chi ha già subito un dolore non può continuare il calvario in quella direzione, certo. Insomma, no? Poi sì, prego, e poi torniamo no, dai genitori. No, ma velocissima. Sì. Purtroppo, anche se quello che sto per dire è un po' cinico, ma la tocchetto. Fa parte della professione. Fa parte della professione. Molto spesso per determinare l'esistenza di una causa e di un'eventuale responsabilità e un nesso di causalità, purtroppo, come sarà nel caso che, di cui stiamo parlando, è necessario procedere ad un accertamento, quello autoptico, che può essere fatto solamente chiaramente in un determinato momento. Quindi il fatto che ancora non si siano stabilite responsabilità è perché un accertamento probabilmente ancora non c'è stato. Ecco, so che è un po' cinico, ma purtroppo fa parte. Però, ecco, questo poi attiene ai tempi, no, della giustizia, che dovrebbe essere comunque su questo molto celere, molto rapida, non appena le condizioni permetteranno di fare gli accertamenti del caso. Senta, signor Giorgio, ci può spiegare in maniera semplice quelle che sono state le motivazioni del giudice che l'ha nominata? Sì, amministratore di sostegno di sua figlia, cioè in pratica che cosa, in che modo si è pronunciato il tribunale, perché le ha dato ragione, ecco perché. Allora, sostanzialmente io avevo chiesto ancora a febbraio di diventare amministratore di mia figlia, che però dal PM non mi ha ritenuto idoneo perché mi ha considerato emotivamente troppo coinvolto. Mi sembra una motivazione così abbastanza ridicola, comunque vabbè. Ho ripresentato domanda all'udienza del 6 ottobre e poi il giudice ha accolto emettendo anche la sentenza. La sentenza il giudice l'ha emessa sulle nuove cartelle cliniche che noi abbiamo presentato, su una nuova rivalutazione che il professor Santuari che l'aveva portata a Vipiteno per tentare una riabilitazione che pensava che portasse a dei risultati ma che non si sono verificati. E con queste nuove documentazioni abbiamo richiesto il parere del comitato etico, il quale si è espresso, sono andati a vederla, hanno visionato tutta la documentazione e hanno detto che le condizioni di Samantha, essendo un coma vegetativo irreversibile, esatto, e le sue condizioni cliniche attuali, dal loro punto di vista era consigliabile la sedazione totale e l'accompagnamento a fine vita, perché hanno considerato anche la PEC per la nutrizione, il comitato etico l'ha considerato accanimento terapeutico. Esatto, esatto, esatto. Molto chiaro Giorgio, molto chiaro. Allora, con Igiene Carraro avremmo parlato di economia e magari lo facciamo nella parte finale di Focus, però ingegnere vorrei chiederle riguardo a quelle che sono anche le ragioni della Chiesa, no? I cattolici sono per la vita a prescindere, no? finché c'è vita la Chiesa insiste per mantenere chiunque in vita. Io trovo che ci sia, lo dico con molto rispetto di chi non la pensa così, un po' di cinismo nel non valutare quelle che sono le atrocità di una condizione come quella che stanno vivendo i coniugi d'Incà.
e i loro parenti, perché non so se si debba subordinare il dogma, così il Vangelo, la Chiesa, subordinare le sofferenze al Vangelo e al dogma di persone che sono, che non possono, non hanno modo di, in qualche modo, di resistere a una situazione di questo genere. Ingegnere, lei la porto su questo argomento stasera, una serata in cui abbiamo affrontato un tema molto delicato, ma è giusto anche parlarne, no? Ma credo non solo i cristiani, i cattolici, ma anche i buddisti sono per la vita sempre, però ci sono le situazioni limite dove non è più vita, è dolore, è sofferenza. E noi stiamo parlando di questo piccolo segmento di esistenza in questa spiacevole, orrenda situazione. Le regole etiche che ci sono nella vita normale devono essere riviste. Ben venga il referendum, ben venga una legge che riveda questo strato limite, perché non possiamo condannare al dolore una persona e la sua famiglia all'infinito. Non è una cosa umana, è una tortura questa. Ovviamente tutto il massimo abbraccio ai genitori di Samantha, ma questa situazione poi non è solo loro, è una situazione abbastanza diffusa purtroppo, e quindi è ora di metterci mano. La gerarchia cattolica si è messo la mano e ci si è messo il cuore in pace con col divorzio, con l'aborto, e si metterà il cuore in pace anche con questa storia qua. Certo. Allora abbiamo in linea anche Corrado Cortese. No, non c'è, vabbè, intanto lo avremo tra poco, Corrado Cortese, che con Più Europa si è molto impegnato sul referendum per l'eutanasia, lo sentiremo. Torniamo dalla signora Gestranella e poi sentiamo Lucas Pavanetto. Voi dagli ambienti della Chiesa, anche lì, immagino a Feltre come a Belluno, insomma, come anche a Vipiteno, la curia si è fatta viva, qualcuno della Chiesa vi ha espresso solidarietà, ci sono state, non so, associazioni cattoliche che vi hanno portato comunque il loro sostegno, la loro solidarietà, a prescindere da quelle che sono appunto insomma, i valori della Chiesa, in cui la Chiesa ovviamente crede sempre, no? Parlando di Chiesa, noi abbiamo un parroco qui dove abitiamo, nel nostro paese, che lui ci è sempre venuto a trovare per sapere come stava Samantha, come stavano andando le cose, si è sempre fatto avanti, nel senso, se avete bisogno d'aiuto io cerco di essere presente, di darvi una mano. Quello che io ho apprezzato tantissimo è che c'è stato una volta, nel momento, perché sono una persona particolarmente impulsiva, ma umanamente io sfido una mamma in una situazione del genere, che dalla sera alla mattina si ritrova che non ha più una figlia, certo, diventa anche un po'. Allora io so che in un momento di rabbia, tra virgolette, gli ho detto: adesso dirò una cosa che per la Chiesa, anche lei parroco, non ne sarà proprio contento. Io gli ho detto: si dice che bisogna perdonare, e gli ho detto: questo non lo posso perdonare, è imperdonabile. E lui non mi ha detto niente, mi ha semplicemente detto: diciamo che è una situazione particolarmente pesante e grande. Un altro episodio, che è stato l'ultimo, che è passato a trovarmi e abbiamo parlato, e la frase che mi ha detto Genzianella, ha detto: spero, ha detto,
spero, ha detto, di tutto cuore, ha detto, che Samantha abbia pace il prima possibile. Questo è il nostro parroco. Quindi, diciamo, in questo modo si è espresso, diciamo, in maniera diciamo molto favorevole alla vostra scelta, no? Non l'ha detta. Da parroco non ci ha messo. Non mi aspettavo che avessi detto, che mi avesse detto no, guarda che bisogna perdonare tutto, guarda che. Invece lui non si è espresso, magari nel suo pensiero, nel suo. Certo. E in quello a lui, in quello che lui crede, non, quello io ho apprezzato di lui. Certamente, Cenzianella. Allora, poi sentiremo anche Corrado Cortese sul referendum per l'eutanasia. Luca Spavanetto, parlavamo prima un po' dell'indifferenza della politica, no? A volte della protervia. Abbiamo visto l'occasione perduta di questo DDL Zan. Comunque la si pensi, se l'obiettivo era difendere le persone più deboli, cioè hanno, diciamo, combinato un pasticcio enorme e le persone più deboli sono ancora meno difese, nel senso che se si fosse trovata una quadra, se ciascun contendente avesse fatto un passo indietro, avesse accettato una mediazione, allora qualcosa. E invece così è naufragato tutto, bisognerà ripartire da capo e l'obiettivo che era quello di difendere coloro che sono offesi dall'omotransfobia, piuttosto che il bullismo, piuttosto che i disabili, eccetera, ecco, è andato tutto in cavalleria. C'è questo atteggiamento non solo della politica, intendiamoci, anche della classe dirigente in generale rispetto a tante questioni di cui si parla molto a vanvera e poi si fa molto poco, no? Sì, allora intanto naturalmente tutta la vicinanza da genitore, al di là dei ruoli che ricopriamo, quindi da genitore a genitore, insomma, a Giorgio e a Cenzianella, da parte mia, da parte insomma della comunità che rappresento. È un tema molto delicato, però andando su quella che è la parte di quello che la politica può fare, è vero, in effetti ci sono state perse diverse occasioni. Ricordo, e chi fa l'amministratore locale, come noi, che quindi ha a che fare con i cittadini quotidianamente, nei consigli comunali, come sindaci o piuttosto che in altri ruoli, come lo regionale, ecco, già più vicino rispetto magari a quello del Parlamento, c'è stata una legge che è quella la 219 del 2017, se non sbaglio, che è quella della disposizione di anticipati di trattamento, che poi noi abbiamo visto attuate poi nei consigli comunali e anche sulle quali poi diverse realtà possono aver votato a favore o contro. Ognuna, diciamo, è stata un po', diciamo, libera, ecco, su questo punto di vista, che poi va, diciamo, un po' a mettere una piccola toppa. Non è nulla confronto al problema che stiamo valutando, però è stato già un buon punto di partenza e questo è stato fatto, ricordiamo, nel 2017. Nel 2018 c'è stato l'elezione del nuovo Parlamento, dal 2018 su questo tema non si è più discusso. Come il tema anche del DDL Zan, al di là delle responsabilità politiche che insomma sappiamo perché poi sono evidenti in Parlamento, come ha detto prima più di qualcuno, non c'è, ma in particolare modo il genitore Giorgio, non c'è stato il coraggio di affrontare alcune tematiche che è vero sono difficili, però nessuno ha ordinato ai vari parlamentari di sedersi in Parlamento per non decidere e quindi loro sono stati votati per essere coloro che indirizzano e decidono. Poi se su alcuni temi se ci sono delle questioni, delle visioni diverse sulle quali non si arriva, certo si possono usare gli strumenti, quelli del referendum e quant'altro, però è anche vero che è la politica che non ha dato risposte. Perché non ha dato risposte? Ecco, io su questo invece non ho la certezza che magari prima aveva qualcuno sulla civiltà e sull'inciviltà di alcune leggi, di alcune scelte che devono essere fatte. Però ho la certezza di chi va a ricoprire dei ruoli e non ha avuto l'occasione o l'umiltà perlomeno di fare un percorso. Io dico sempre che un buon parlamentare, un buon consigliere regionale, se non ha fatto un giorno di consiglio comunale o un giorno da sindaco, non sa cosa significa effettivamente rispondere alle vere esigenze della gente. E quindi ci troviamo con un Parlamento per la maggior parte votato dai cittadini italiani, ma anche in un momento insomma dove si ragionava magari più con la pancia che con la testa,
dove la maggior parte dei parlamentari non sanno nemmeno cosa sia questa cosa, e se non la vivono o non hanno modo di parlare con queste persone non capiscono nemmeno effettivamente come poi risolverla e qual è il limite anche per risolverla. Ripeto, non mi sento di dire che il paese, c'è un paese civile o un paese incivile tra chi vuole naturalmente l'eutanasia e chi non la vuole, perché anche qui bisogna anche definire effettivamente quando questo strumento è utilizzabile o meno. Ecco, su quello si discute, è un po' come il DDL Zan che si diceva prima, anche se sono tematiche totalmente diverse, ovvero si può fare una buona legge discutendone e qualcuno magari si è intestardito nel fare una legge che doveva essere talmente perfetta che poi sarebbe stata magari o inapplicabile o magari troppo restrittiva, perché spesso e volentieri anche chi dalle comunità magari omosessuali piuttosto che le associazioni e varie l'hanno criticata proprio perché è troppo restrittiva, che poi limita anche la libertà di pensiero. Quindi su questo tema a maggior ragione credo che la delicatezza da parte del Parlamento, ma da un'altra parte il decisionismo, ci debba essere. Allora, adesso sentiamo Corrado Cortese e poi alle 10:30 dobbiamo staccare un minuto per la pubblicità. Corrado Cortese, allora a che punto è la raccolta delle firme per il referendum? Che cosa succederà nei prossimi mesi? Beh, allora, la raccolta del referendum, 1.235.000 persone che hanno sottoscritto e hanno firmato. Ricordo che dietro a questo 1.235.000 ci sono delle persone, ognuna di queste persone si è fermata ai tavolini, lo ribadisco, so che l'avete già ribadito, però l'80%, più dell'80%, il 90% rispetto all'altro referendum della cannabis è stato raccolto ai tavolini, ai gazebo, trasversalmente. Penso che la raccolta di queste firme e la riuscita di questa raccolta della possibilità di fare questo referendum dimostri come le persone non siano stanche della politica, ma siano stanche della politica che è stata fatta finora. Un'altra notazione è fondamentale: comprendere che questo referendum non nasce oggi con lo SPID, non nasce oggi con un caso, due casi, 30 casi, 300 casi, con la sentenza della fondamentale della Corte Costituzionale che 3 anni fa ha dato 1 anno di tempo al Parlamento, che il Parlamento vergognosamente non è riuscito a fare perché non vogliono prendere posizione, perché tutti i leader dei più grandi partiti, eccezion fatto per alcuni partiti, in primis il nostro, perché ogni tanto bisogna dirlo, la raccolta di firme è avvenuta grazie all'Associazione Coscioni e Più Europa si è scagliata fin dall'inizio su questa cosa, non ha voluto prendere posizione. Dicevo, questo referendum è nato nel 2006 con il caso che tutti sappiamo, del cardinale Ruini e del primo caso che è stato oggetto di ricerca di una fine vita. Tornando alla sua domanda, il caso Welby, chiaramente mi sfuggiva il nome, pardon. Per quanto riguarda gli step sono raccolte le firme, servivano 500.000, ovviamente vengono depositate in Cassazione, la Cassazione fa un valore, fa una verifica formale, e dopodiché ci sarà la Corte Costituzionale che verifica la conformità regolamentare, che non ci sia una violazione di legge, e dopodiché tra aprile e maggio, Dio non voglia che andiamo alle elezioni prima, perché questo farebbe saltare questo. Mi sembra molto difficile, guardi, prima devono maturare la pensione in settembre, per cui secondo me non andremo alle elezioni. Giustamente passiamo dal sacro al profano, il profano è la pensione. Cortese, devo chiudere adesso perché dobbiamo andare in pubblicità e spaccare secondo. State con noi, Giorgio Genzianella, che riprendiamo tra pochissimo. Grazie. Tra poco riprendiamo con i genitori di Samantha Dinca, tra pochissimo. Grazie.
Di nuovo in diretta con Focus 22:32, grazie per averci seguito fino a qui con tanti sms, tanti whatsapp dedicati a Giorgio e Genzianella Dincai, genitori di Samantha, 30 anni, che purtroppo è in coma vegetativo. Il padre è stato autorizzato da una sentenza del Tribunale di Belluno a decidere della sorte della, di questa figlia, e quindi abbiamo titolato Un dolce vita anche per Samantha. Dovremmo avere di nuovo i genitori collegati, sono stati con noi fino a poco fa, li sentiremo di nuovo. Sindaco, ecco, tornando proprio a quello che in un comune è possibile fare nei limiti del possibile, certo. Rispetto a chi ha persone non autosufficienti a casa, disabili. Qualcuno ha detto: mio figlio cerebroleso dalla nascita, 49 anni, e io sto, ha scritto una signora, come vivere in un ergastolo, no? Sì, sicuramente è per questo, direttore, che quando si fa anche riferimento ai supporti, i supporti che vengono dati alle famiglie, il coinvolgimento di loro nel progetto di vita del ragazzo, diventa fondamentale la presenza dei nostri servizi sociali, ma anche dei servizi dell'azienda sanitaria, e di lavorare insieme, perché appunto arrivare a un'istituzionalizzazione di un certo tipo, oltre ai costi che sono collegati e che costano anche alla famiglia, perché c'è una compartecipazione non solo della comunità ma anche della famiglia, è chiaro che si va ad individuare un percorso che deve aiutare, perché sostanzialmente c'è anche un sostegno psicologico a queste famiglie che mettiamo anche in atto con i servizi, che chiaramente, insomma, deve comunque essere coordinato, deve avere sopra anche una serie di persone che lo gestiscono, lo guardano. Io, detto, ritornerei anche sulla parte del fine vita, in quello che è collegato anche alla normale amministrazione, che riguarda poi anche la parte della cremazione, perché dobbiamo anche renderci conto con gli spazi che abbiamo, con i cimiteri che abbiamo, non possiamo avere dei cimiteri con i quali non potremo nemmeno arrivare ad ampliamenti, convincere poi le persone e tutte quelle che magari è da 30 anni che decidono poi i familiari di non prendersene carico, nel senso che non hanno nessuno, e quindi è la comunità che deve gestire poi tutti questi passaggi che riguarda la parte relativa alla cremazione, ma poi anche lo spargimento delle ceneri. Su questo, direttore, devo dire la verità, noi come Ponte di Piave siamo stati un po' i primi nel 2014 per lo spargimento anche nel fiume Piave. Io devo dire che anche da altre regioni ci contattano con i nostri servizi demografici per chiedere che la volontà della persona era quella di essere proprio sparso in un fiume, e in buona sostanza trovano da noi la disponibilità per poterlo fare. Questo è avvenuto attraverso la collaborazione con l'azienda sanitaria, in cui abbiamo individuato un'area attraverso il regolamento di polizia cimiteriale e successivamente anche definita con i servizi del Dipartimento di Prevenzione, in cui diamo anche, tra virgolette, risposte, e che proprio lo hanno scritto all'interno del testamento o hanno avuto questa volontà da parte del decuius, e che arrivano poi in quel momento a concludere con una volontà che era stata quella espressa. E quindi credo che questo sia anche un rispetto delle volontà delle persone, ma soprattutto nell'andare incontro alla famiglia e a quello che sostanzialmente è stato dato loro come incarico da portare avanti. E credo che in questo, come amministrazioni, prima si parlava anche della dichiarazione anticipata di trattamento della DAT, e un po' tutte le amministrazioni si sono messe in movimento per cercare di dare questo. E ringrazio anche gli uffici demografici, perché poi ci sono dei corsi continui che vengono fatti, vengono portati a conoscenza, eccetera. Non da meno, direttore, permettimi anche di ricordare, della volontà della donazione. Ne abbiamo parlato ripetutamente, io ti ringrazio, lo abbiamo fatto anche in trasmissione da te con quelle che sono l'Avis e l'Aido, soprattutto per la parte dell'Aido, e io ricordo insieme, perché lavorano esclusivamente insieme e sono anche rappresentative del nostro territorio comunale, perché sono le nostre Avis e Aido comunali, ed è questa necessità della volontà della donazione. Noi abbiamo avuto una testimonial che è stata appunto Sara Anzanello, che ci ha aiutato anche in questo percorso, lo ha fatto con diverse delle nostre comunità, ma questa è fondamentalmente importante, può essere data grazie anche ad Anci Veneto, è stata promossa con numerosi corsi che stiamo facendo anche come amministrazioni, di dare effettivamente la possibilità di esprimere la donazione non solo rivolgendosi all'azienda sanitaria, quindi dichiarando la propria disponibilità, ma facendolo anche nel momento del rilascio, rinnovo della carta d'identità. Questo diventa fondamentale ed è un passo importante, perché abbiamo molte persone, lo vediamo anche nel nostro sito del regionale, che lo promuove e spiega in maniera molto semplice anche quelle che è la necessità di donare, e quindi di addivenire a quelle liste d'attesa che abbiamo rispetto anche ai trapianti. Molto chiara, sindaco. Allora, vedo ancora e ringrazio molto Genzianella e Giorgio Dincà. Grazie davvero per essere
con noi questa sera. Gentianella, lei diceva prima che manterrete la promessa che avete fatto a Samantha di portarla un'ultima volta al mare, no? Lei amava il mare e andava al mare d'estate. Com'era, da cosa è nato questo amore per il mare, per le spiagge, per il mare? Beh, fin da piccolini, tutti e tre hanno neanche 2 anni di differenza, e con il marito, con Giorgio, abbiamo sempre preso 2 settimane, li portavamo al mare, poi li portavamo anche in montagna, e Samantha ha sempre dimostrato questo conchiglie, l'acqua, la barca, proprio questo amore. All'asilo ha voluto fare tutti i corsi in piscina, tutta contenta. Il suo sogno era di fare le immersioni. E l'anno scorso, per la cruda realtà, per come può essere successo, l'anno scorso in primavera, nel periodo del compleanno, io e Giorgio andiamo sempre a fare dei giri in montagna. Avevamo trovato un posto che si può toccare la montagna con una mano. Tornando a casa gli abbiamo detto: guarda, quando sarà il momento, noi veniamo cremati e vogliamo essere portati in quella montagna. E Samantha fa: sì, sapete che anch'io ho detto, ho la stessa intenzione, anch'io voglio essere cremata, però scordatevelo, io non vengo in montagna, io vado nel mio mare. Questo l'ha detto l'anno scorso. Ecco, l'amore per il mare. In che località andavate? Cioè, andavate in una località in particolare? No, andavamo qui a Venezia, qui vicino, insomma, niente di... Però, torno a ripetere, lei era... So che aveva fatto anche un corso, era andata con la scuola alberghiera, era andata in Spagna, e quella volta gli avevano detto: Samantha, puoi fare l'esperienza per lavorare in una nave da crociera? E lei ha detto di no e se n'è pentita malamente. Ha detto: mamma, guarda, perché gli ho detto di no? Quale occasione avrei avuto in una nave, ha detto, sul mare? In camera sua c'ha tutte le barchette di vetro, una è della nonna, una gliel'ha regalato il fratello gemello l'anno scorso. Tutto quello che è mare. Ho capito. Giorgio, con sul versante così della giustizia, no? Ma a parte la giustizia, lei mi diceva prima della trasmissione che voi d'ora in poi vorrete sempre lanciare un messaggio. Ce lo circostanzia un po' bene, eh? Ce lo racconta? Sì, noi questa enorme tragedia che ha colpito la nostra famiglia, ci siamo riuniti e abbiamo deciso di dividere, di fare tre obiettivi. Allora, il primo obiettivo per noi fondamentale è che Samantha abbia la pace che merita. Dopodiché ci sarà giustizia per Samantha, perché vogliamo sapere cosa è successo, il perché. Quindi quello è il secondo obiettivo. Il terzo obiettivo lo siamo dati io e la moglie, abbiamo detto che dobbiamo ricordare Samantha, perché era una bella persona. Io ho detto, io ho avuto l'onore di averla come figlia, ne sono orgoglioso e voglio che Samantha venga ricordata. Lei era altruista, pensava sempre agli altri. Io ho detto, se Samantha, nelle condizioni in cui si trova, riesce
a fare del bene per gli altri, a smuovere male le coscienze, a consigliare alla gente fate le DAT, che noi avevamo detto le facciamo, poi sottovaluti, poi ti dimentichi, poi è una cosa semplicissima, però può essere molto utile, perché sembra un caso di portarsi sfiga, ma vuoi che succeda a me? Ma alle volte basta un secondo per cambiarti completamente la vita. Per cui io la DAT la considero un tutelarsi. Tu cerchi di tutelare la tua vita. È la stessa cosa di fare un'assicurazione, anche perché la DAT in qualsiasi momento puoi cambiare idea, puoi cambiare disposizioni, puoi modificarla in qualsiasi momento, per cui non è che sia definitiva. Per cui noi vogliamo sensibilizzare la gente su questi argomenti e portare la gente a conoscenza che purtroppo c'è tanta, tanta, tanta sofferenza. È così. Antonio Tocchetto, si parlava di queste disposizioni anticipate di trattamento, no? Che in qualche modo consentono di prefigurare uno scenario che dovrebbe portare, come in questo caso, i giudici a dar pareri favorevoli alle scelte dei genitori, no? O di chiunque abbia deciso di mettere per iscritto quello che ritiene debba essere il suo futuro a seconda di come delle condizioni di salute in cui ci si ritroverà. Sì, noi l'abbiamo presentato anche noi a Treviso ancora nella scorsa legislazione e devo dire che ha avuto molto successo, nel senso che la gente lo so che lo sta facendo e paradossalmente aveva ragione qualcuno degli ospiti che prima diceva il popolo è più avanti della politica, certo. Perché anche sul trattamento di fine vita e anche poi verrò a quello che diceva giustamente la sindaca a Roma sulla cremazione, e la gente già lo scrive, lo sta scrivendo in maniera proprio molto serena, ma anche sapendo di affrontare il fine vita, la morte, con grande dignità. E quindi quando noi l'abbiamo proposto in consiglio comunale, ancora con la giunta Manildo, la cosa appunto è stata portata poi avanti dall'assessore Cabino e adesso è una realtà anche su Treviso. E trovo molto interessante quello che ha detto appunto la sindaca Roma, perché a me è capitato come legale di dover intervenire per lo spargimento delle ceneri di una persona, un mio cliente, che voleva farlo per la mamma, che lo voleva fare ad Asolo, ma non è stato possibile farlo ad Asolo perché non c'era il regolamento. E quindi, ad esempio, per questa signora che, a differenza di Samantha, amava molto la montagna e una particolare montagna, cioè Asolo, abbiamo dovuto, grazie all'aiuto del sindaco di Pieve del Grappa, abbiamo potuto farla solo sul Grappa, dove c'è un'area predisposta. E io non conoscevo questa situazione e quando ne sono venuta a conoscenza per il caso che ho trattato in studio, devo dire la verità che anch'io mi sono, come dire, attivata, e lo voglio fare anche nel comune di Treviso, perché mi sembra quasi impossibile che le persone non possano, come dire, poter eseguire le volontà dei soggetti, dei propri familiari che muoiono, e quindi poter spargere ad esempio le ceneri in mare. Ecco, questa sarà un'altra battaglia che purtroppo i genitori di Samantha dovranno fare, perché ad esempio anche qui non so se Jesolo abbia già il regolamento, ma so che è molto difficile poterlo fare. E quindi Venezia non lo so, Venezia sì, ce l'ha, ecco, Venezia potrebbe essere uno dei posti, però tantissime realtà comunali sono scoperte, forse la gente non lo sa, e su questo invece gli amministratori, i sindaci come Paola Roma lo stanno già facendo, bisogna farlo, perché effettivamente è un ulteriore modo per completare la volontà del soggetto che poi muore, insomma. Però voglio concludere, diciamo così, l'intervento
di questa, devo dire, bella sera, la ringrazio, direttore, di avermi invitato, ma tristissima e anche molto difficile, perché devo dire che la serenità è una parola forte, ma la consapevolezza di questi genitori, che dimostrano non solo il grande amore per la figlia, ma anche la grande volontà di portare avanti un progetto, ha veramente da parte nostra, veramente un grande applauso, e soprattutto anche sapendolo che lo fanno in un momento di grandissimo dolore, con una grande consapevolezza, e credo che siano veramente dei genitori da ammirare, e sono anche contenta che ci siano moltissimi SMS di solidarietà. Aggiungerei anche proprio la dignità di Genzianella e di Giorgio, no? così fermi nei loro valori e nei loro propositi. Davvero grazie molto per averci dato questo esempio, no? Di coraggio e anche di forza. Poi vi chiederò come può avere influito, insomma, nella vostra vicenda la questione del Covid, insomma, no? Con gli ospedali in alcuni mesi veramente al collasso, i medici allo stremo delle forze, insomma, ecco, ci si chiede sempre, ma gli altri malati, gli altri ricoverati, come, in che condizioni vivono quando il Covid alza la cresta? Vediamo un servizio sui contagi a Padova, dove si riscontra un boom dei contagi, ma anche un grosso ricorso alla terza dose. Quasi 8 padovani su 10 si sono vaccinati, più di 100.000 quelli che ancora non hanno fatto neppure la prima dose. Ma è su questo tasto, quello delle vaccinazioni, che torna a puntare l'ULS 6 Euganea per arginare il nuovo aumento dei contagi in provincia. 143.000 le prenotazioni messe a disposizione negli ultimi giorni, 13.000 quelle aperte in queste ore. Rispetto a quanto accadeva nelle ultime settimane, il portale ha registrato un aumento notevole per le dosi booster. Rispetto al weekend, non questo, quello precedente, cioè due weekend fa, in un weekend si erano iscritte circa 7.000 persone, nell'ultimo weekend, quindi parlo di 3 giorni, da 7.000 siamo passati praticamente a 60.000 iscrizioni, quindi c'è stata veramente un'impennata. In arrivo a tutti i vaccinabili con terza dose un messaggino di ricordo e invito. Messaggio, precisano i vertici ULS, che non equivale a una prenotazione. Non costituiscono una registrazione all'interno del sito. La persona che lo riceve poi deve entrare nel sito e scegliere la data, appunto, a lei più confacente. Boom di prenotazioni, impennata dell'incidenza dei casi, che dai 53 ogni 100.000 abitanti di 6 settimane fa è passata a 249, con una diffusione su tutta la provincia. E se migliora la situazione nella casa di riposo Beggiato di Conselve, unico cluster tra le RSA del Padovano, il personale di supporto era destinato all'ospedale di comunità aperto nella cittadina, il secondo dopo quello di Campo San Piero. Sul fronte scuole, 2 i cluster attivi in un istituto comprensivo della città e in uno di Piove di Sacco. In questo momento sono 72 le classi in quarantena, 137 quelle in monitoraggio. Un aumento dei contagi che rende fondamentale l'opera di tracciamento, che, confessano i vertici ULS, a volte diventa difficile. Adesso i nostri interlocutori molto spesso sono persone non vaccinate, e quindi c'è tutta la problematica legata un momentino alla reticenza di dare informazioni e un atteggiamento non proprio collaborativo in questo tipo di attività. Servizio di Chiara Gagliani. Giorgio e Genzianella, è tutto molto relativo nella vita, no? Nel senso che sono 2 anni che si vive questa vicenda, anche forse in modo un po' isterico delle volte, con fake news, allarmismi magari in qualche caso esagerati, e poi invece la realtà, il dramma, la tragedia.
i morti, però ecco, devo dire che vedevo l'altro giorno la fidanzata di Stefano D'Orazio, la moglie di Stefano D'Orazio, raccontare come il batterista dei Pooh morì proprio in seguito al Covid, non lo vide più da un certo momento in poi, lo portarono via con l'ambulanza, e penso anche a Red Canzian, nostro amico che con cui abbiamo sempre ricordato Stefano D'Orazio. Però almeno in quel caso, diciamo, si sa, in questi casi si sa chi è il nemico, chi è il killer, cioè è il Covid, e sappiamo. Voi avete purtroppo vissuto una vicenda più straziante, perché è una vita non vita, e causata questa condizione di vostra figlia da un nemico misterioso, almeno per ora. Non si sa perché sia andata in coma irreversibile. Noi abbiamo delle ipotesi che però non ci sentiamo, cioè devono essere verificate, devono essere valutate, per cui non vogliamo sparare sentenze. Non si sa, fra virgolette. Certo, poi ovviamente sarà l'inchiesta ad accertare, come dicevate voi, eventuali responsabilità. Pietrangelo Pettenò, certo, si diceva anche prima, è un paese più avanti rispetto a quanto si possa immaginare. Cos'è che in qualche modo frena l'emancipazione in questo senso, cioè del poter avere dei diritti in più rispetto al fine vita, al testamento biologico, diritti civili, insomma. Ma ci sono tanti fattori, no? Però anche la cultura del nostro paese è secolare, cioè, quindi ovviamente i riflessi di tanti aspetti, no? Però la vorrei fare molto più semplice. Direi la mancata adeguatezza di una classe politica italiana, cioè quindi di chi poi deve fare leggi. Perché la nostra, diciamo, la visione che abbiamo è quella di legislatori, insomma, no? E qui non faccio questioni di parte, insomma, stiamo ragionando di legislatori che sono attratti da, diciamo così, dal consenso immediato, per cui il loro agire, dei nostri leader nazionali di un po' tutti i partiti, è data dal consenso immediato, e siccome in Italia, ahimè, si vota ogni anno, cioè non credo che raramente si salti un anno, anche ci sono elezioni importanti, è tutta una rincorsa, e quindi non c'è più, come si può dire, quella che si beata prima repubblica, mi verrebbe da dire, cioè non so come dire, cioè da rimpiangere certi statisti, uomini politici di tutte le parti, diversissimi, antagonisti che si scazzavano sulle ideologie, sulle idee, sui pensieri, e però avevano una statura tale che perché pensavano quello che sarebbe significato quella scelta qualche decennio più avanti. Io mi immagino se i cosiddetti padri e madri costituenti della nostra Repubblica, nel scrivere la Costituzione, trovando un accordo fra le parti anche diverse, no? Allora avessero pensato a cosa succedeva se dovevano votare l'anno dopo, cioè non avremmo avuto testi così importanti che ancora oggi reggono la nostra società. Purtroppo si è andati invece via via peggiorando, e lo smantellamento della classe, cioè, l'autodissoluzione della classe politica da un lato, favorita da tanti fenomeni, da tante questioni anche che magari non abbiamo il tempo di discutere, ma hanno portato a far sì che ci si appiattisse sempre di più sull'oggi, quando va bene domani.
Il Covid può avere... Se il Covid è una cartina di tornasole, cioè voglio dire, noi siamo di fronte a una cosa epocale che riguarda tutto il mondo, non solo noi, ma di fronte a una cosa così epocale, provate, io ho fatto l'altro giorno, devo dire, una cosa che divertente ma drammatica. Sono andato a rivedermi i giornali o le testate in internet, eccetera, di quando è scoppiato la pandemia e via via i vari... Cioè, trovarne una coerenza, io capisco che siamo di fronte a una cosa che non si conosce, che bisogna cambiare di settimana in settimana, di mese in mese, questa cosa, il Green Pass, la vaccino, 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi, 3 mesi, eccetera, perché la scienza bisogna sperimentarla, vedere i risultati, io capisco questo aspetto. Però la politica non capisco. Cioè il cavalcare politicamente la questione non capisco, ed è questo il deficit della politica italiana. Cioè il cavalcare quello che si pensa possa essere, aperti tutti, chiusi tutti, cioè, se uno guarda le cose e non capisce più niente, dice ma se un marziano viene sulla Terra, viene in Italia, dice oddio, ma chi è questi qua? Cioè cosa fanno? Cioè hanno un'idea della loro vita? È questo il problema. Il Covid ha, secondo me, disvelato, se vogliamo vedere, ha disvelato questo sfacelo. Cioè, allora uno è portato a dire, no, delle volte dico, madonna, ma c'è Speranza, il ministro Speranza dice una cosa, è bravo, dice una cosa, dopodiché 3 mesi dopo ne dice un'altra, cioè, perché il comitato e via così, stiamo parlando di gente anche brava, insomma, niente da dire. Se poi guardiamo i leader dei partiti, lasciamo perdere, cioè uno dice una roba, 3 mesi dopo un'altra. È una cosa, cioè, vuol dire, questo è drammaticamente, e si riflette quindi poi sulla questione dei diritti, direttore, perché non si prende una decisione, piace o non piaccia, bisogna prendere una decisione, e una decisione la si prende di fronte a un paese, a delle situazioni, a un paese reale, alle situazioni che esistono, che non si possono far finta che non ci siano. Devo dare, diamo la pubblicità, poi riprendiamo con l'ingegner Sante Carraro, con Pavanetto, tra pochissimo, state con noi, torniamo subito, grazie. Di nuovo in diretta, 23 in punto, torniamo dall'ingegnere Sante Carraro, imprenditore, perché ovviamente tutto quello che abbiamo raccontato stasera poi porta ad una valutazione complessiva anche dell'operato del governo sul versante economico, cioè le famiglie, le imprese dipendono dalle scelte o non scelte del governo, questo governo piuttosto che altri governi che l'hanno preceduto. Ingegnere, che sulla manovra, visto che dobbiamo, ne parliamo ogni sera e va, direi va tenuto conto del fatto che si aspettano decisioni importanti, le imprese cosa si aspettano in una fase come questa? Beh, sulla manovra è evidente che è fatta a debito, e quindi non vi stanno regalando 8 miliardi di tasse inferiori, vi stanno regalando più di 8 miliardi di debito, perché quelle tasse che non pagherete oggi le pagherete domani con gli interessi, come tutto il resto della manovra, come la manovra dell'anno prima. Entrambe queste due manovre hanno il bonus, che adesso è di moda, tutto un bonus, hanno il bonus dello stato di emergenza. Che vuol dire? Vuol dire che la famosa norma messa in Costituzione del pareggio di bilancio se n'è andata. Due manovre a debito. Ma questa è la ciliegina, perché ricordatevi che siamo a più 2.730 miliardi di debito pubblico, più 23, più 20, chi più ne ha più ne metta, più i 200 miliardi del PNRR. Questi famosi 200 miliardi, che poi sono 193, ma diciamo 200, ci prendiamo alla larga, no? 80 sono a fondo perduto e 120 di debito, ragazzi, di debito, di nuovo debito che ci arriva tra cranio e collo. Ma
gli 80 miliardi a fondo perduto non è che c'è un miliardo di un tedesco, un miliardo di uno spagnolo, un miliardo degli... No, sono tutti soldi nostri. Sono soldi che noi versiamo alla UE e che la UE ritorna indietro. Quindi quegli 80 milioni, miliardi escono sempre dalle nostre tasche come i 120 milioni più tutti gli interessi. Quindi la situazione è estremamente grave. Non illudetevi, sono solo debiti postergati. E poi io avrei qui un quiz per tutti gli ospiti che vedo particolarmente interessanti. Chi ha detto queste sei parole? Tagliare il 5% della spesa corrente. Chi, come, quando e dove? E vi lascio il mio tempo. Vediamo se qualcuno... Ma neanche la stampa, nessuno dei penny vendoli è venuto a sollevare la questione. La sollevo io perché purtroppo la memoria è buona. Ho sto problema che mi ricordo cosa hanno detto. Allora ci dica. Dopo, alla fine svelo l'arcano. Un vecchio politico elogia oggi il reddito di cittadinanza, dopo che gli votò contro, no? Era lo stesso che diceva che non metteva le mani nelle nostre tasche. Infatti. Ma adesso mi spiega lei, direttore, chi paga questo reddito di cittadinanza? Chi è che lo paga? Bisogna prendere questi 8 miliardi e destinarli. Ecco, quindi il reddito di cittadinanza sono tasse prelevate dalla tasca di Pietro per metterli in tasca a Paolo. Questa è la verità. E Paolo non fa niente, che dovrebbe lucidare la polvere dei marciapiedi, dico io. Dovremmo avere la polvere lucidata. E adesso vi svelo l'arcano. È giusto che i giornali vadano a fondo perché nessuno ha trattato l'argomento. A pagina 17 della relazione della Banca d'Italia del 2011, Mario Draghi, governatore, disse lui queste parole: tagliare il 5% della spesa corrente, che mai nessun governatore della Banca d'Italia ebbe il coraggio di dire dove, come tagliare. Ecco, oggi il Pinocchietto è al governo, ma io questo 5% non lo vedo, punto. Molto, molto interessante. Allora, Cenzianella e Giorgio, a proposito di economia, io penso anche all'economia delle famiglie come la vostra, che hanno dei costi che devono sostenere, e chi paga, riprendendo la domanda dell'ingegner Carraro? Come sempre il cittadino. Cioè, voi non avete alcun sostegno da parte, diciamo, dello Stato? Non c'è nulla per chi deve affrontare situazioni come la vostra? Noi attualmente sì, la Samantha è in carica al DULS, dopodiché penso che passati i sei mesi da quando si trova in questa struttura, a carico della famiglia ci sarà una retta da pagare. Perché è un RSA. Perché sono su una RSA, per cui sei mesi la prevede la risorsa. Senta, diciamo su questo che risposte avete avuto? Cioè, vi sarete informati, avrete chiesto aiuto, immagino, che risposte avete avuto? Come capita anche a tutte le famiglie che hanno figli disabili, persone disabili non autosufficienti, con delle indennità che sono, mi pare ancora oggi, sono state leggermente aumentate, ma 500 euro, insomma, no? Ma sinceramente la parte economica non l'abbiamo mai approfondita, e fino ad ora siamo stati concentrati su altro. Poi se verrà il momento che c'è da affrontare, quella la affronteremo. Però sinceramente non ci siamo interessati a... Certo, lo capisco. Da quello che ho capito, passati sei mesi ci sarà una retta, però
non ci siamo interessati da certo. Come cosa per... Certo, lo comprendo bene. Chiaramente da un'altra parte. Stiamo al sindaco di Ponte di Piave che su questo è... Sì, allora, se appunto sono ricoverate all'interno di una struttura a la gravità appunto sotto il profilo sanitario più alta, sostanzialmente non vanno ad incidere sulle spese direttamente loro. Successivamente, come dicevano appunto i signori, ci sarà una compartecipazione che appunto in questo caso verrà individuata per una quota sanitaria di un tot e sociale di un'altra parte, e in questo caso interviene quello di cui si parlava di prima, che per esempio nella nostra azienda sanitaria stiamo individuando con la compartecipazione sul progetto di vita, quindi interviene non solo il cittadino ma anche la comunità, quindi l'amministrazione, con dei fondi che vanno all'interno della compartecipazione, all'interno del budget che arriva proprio della parte sociale, che versiamo nel caso in cui appunto il comune abbia, come nei nostri casi, individuato la delega all'azienda sanitaria, viene versata da parte dei comuni direttamente all'azienda sanitaria, e l'azienda sanitaria la riversa per questo. Cosa importante sarebbe appunto, direttore, che in quella normativa del 2016 in cui viene dato al disabile, viene lasciato l'indennità di accompagnamento o la pensione in questo caso, che dall'altro profilo lo Stato non avesse messo senza ulteriori oneri a carico dello Stato, ma avesse messo un fondo che arriva direttamente ai comuni e serve per compartecipare ed aiutare le famiglie nel pagamento di questa retta, cosa su cui stiamo lavorando appunto trasversalmente a livello dei parlamentari del Veneto, e stiamo cercando di portarlo proprio all'attenzione del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, che dovrebbe appunto individuare nel sociale non solo il RIA, il reddito di cittadinanza eccetera, ma anche questi interventi ad incremento del fondo non autosufficienza a livello nazionale, che permetta il risvolto poi alle regioni e le regioni poi demandino ai comuni, e questo diventa fondamentale perché appunto nell'integrazione sociale e sanitario che c'è anche nella nostra regione Veneto la quota di compartecipazione diventa fondamentale. Qui diciamo, direttore, che almeno per utente diviso in base alle situazioni di gravità noi andiamo a spendere come amministrazioni, parlo del mio piccolo comune, circa 270.000 euro annue che vanno per queste finalità, però ogni comune ha le proprie e possiamo considerare un'opera pubblica in meno qualora non ci sia un intervento da parte dello Stato. Quindi il senza ulteriori oneri a carico dello Stato doveva essere declinato invece con un riversamento sui comuni, ma soprattutto perché non in tutte le regioni ci sono strutture che si prendono carico, in questo caso parlo proprio anche del mondo della disabilità, perché non tutte le regioni hanno queste peculiarità, come non tutte le regioni hanno le FISM per le scuole paritarie che aiutano i nostri comuni, e quindi bisognerebbe davvero fare squadra, perché dove non hanno investito sotto questo profilo, sul profilo sanitario e sociale soprattutto, venga invece riconosciuto da parte dello Stato invece un intervento per queste peculiarità regionali. Molto chiara, come sempre, sindaco Crepa Vanetto, rispetto a quanto diceva Pettenò prima, credo che voleste intervenire. No, facciamo una considerazione che è questa. Io cerco di evitare di parare i colpi del populismo, no? Che Pettenò abbia detto qualcosa populista, però si diceva prima, Pettenò diceva, i padri o i nonni della nostra Repubblica, riferendosi ai padri costituenti, però era quasi nostalgico della Prima Repubblica. Dice, sì. La Prima Repubblica almeno c'erano coloro che parlamentari decidevano, come se oggi, quasi visto che stiamo parlando di questo, ci fosse un'eutanasia del Parlamento, no? Però vorrei ricordare una cosa, perché noi oggi stiamo parlando di un tema molto difficile, molto delicato, sì. Perché certamente interessa degli aspetti ideologici, degli aspetti etici, degli aspetti umani. Un problema simile si era verificato negli anni 70 con riferimento alla legge sull'aborto. Allora, vorrei ricordare che si arrivò alla legge sull'aborto 194-1978 dopo circa 7 anni di gestazione, e tutto iniziò, guarda caso, con delle sentenze di tribunali. Perché ci fu nel 1971 la prima dichiarazione di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale sull'articolo del codice penale che vietava la pubblicità degli anticoncezionali.
E poi nel 1975 venne dichiarata la legittimità, sempre dalla Corte Costituzionale, dell'aborto terapeutico. Si arriva poi, sempre nel 1975, alla Cassazione che legittima il referendum per l'aborto. Insomma, si deve arrivare al 1978 per avere una legge statale. Questo per dire che cosa? Che anche nel 1970, anche durante la Prima Repubblica, con forse padri più statisti, ma nel momento in cui si discute di problematiche di questa natura, che, sulle quali incidono certamente problematiche morali, problematiche etiche, ideologiche, cattoliche, eccetera, è evidente che ci sono dei problemi di legiferazione, perché all'interno del Parlamento c'è una rappresentazione di quello che è il popolo, quindi si pensa diversamente. Si parlava prima del DDL Zan, è caduto non per colpa dell'opposizione, per colpa della maggioranza, perché all'interno della maggioranza ci sono idee e ideologie diverse e quindi purtroppo siamo all'interno di una, storicamente, di un paese in cui, come si diceva prima, i tribunali o il popolo arrivano prima del Parlamento, ma proprio perché c'è quella grande differenza di vedute e di ideologie che condizionano chiaramente una legislazione. Consigliere Pavanetto? Un'aggiunta per rispondere a Petenò, ma anche all'ingegner Carraro, che mi sembra doveroso perché ha fatto un inciso molto importante su quella che è diciamo l'attuazione del programma di Draghi, che alla fine in sostanza non c'è, perché alla fine è un normale amministrare, e questo è un dato di fatto, lo dico da lavoratore prima che da politico. Però siamo di fronte ad un governo che lavora in emergenza, ad un Parlamento che è esautorato completamente, perché in Parlamento passa pochissimo, addirittura le manovre finanziarie arrivano 2 ore prima e arrivano con la fiducia, quindi sono obbligati per stare in piedi a votarle, e quindi questo automaticamente toglie qualunque spazio anche a una discussione. Infatti quando c'è la discussione, nonostante il nostro partito, Fratelli d'Italia, rappresenta proprio la minoranza, ma minoranza perché noi abbiamo il dato del 2018, quindi rappresentiamo un manipolo di parlamentari in Parlamento, alla fine va sotto. E quindi questa è la dimostrazione che, mettendo insieme anime che non riescono a condividere o a vivere, e solo se non per l'interesse di rimanere lì, quello è quello che poi succede. Ultima cosa, poi mi taccio. Prima si diceva che alcune scelte non vengono fatte perché si pensa alle elezioni. Io ho la paura che sia proprio il contrario: alcune scelte non vengono fatte perché hanno paura delle elezioni, alcuni che sono seduti oggi in Parlamento, non tutti, ma una buona parte. Allora, Corrado Cortese, Corrado Cortese, si andrà avanti sulla con abbiamo visto Cappato, insomma, che si sta dando da fare moltissimo per il fine vita, per il testamento biologico. È maturo questo paese per arrivare a questo obiettivo, a questo risultato? È super maturo, il paese è super maturo e non è maturo da oggi, e lo è stato anche nel passato. In riferimento ai gentili colleghi di Fratelli d'Italia, ricordo che la legge sull'aborto è anche stata sottoposta, ha avuto una vicissitudine un po' lunga perché dopo c'è stato il rapimento Moro, è stata sottoposta a un referendum, uno estensivo da parte dei radicali e uno restrittivo da parte dell'area vicino a Famiglia e Vita. E ovviamente la legge del 94 aveva trovato l'opposizione dell'MSI, insomma, non per tornare indietro, ma volevo dire che il paese è sempre stato molto più avanti della politica, non solo oggi, lo è stato anche con la legge 40. Ricordo che la legge 40 è stata smontata dalla Corte Costituzionale, e mi fa un po' sorridere che si dica che è una questione delicata, una questione delicata, perché secondo me siamo a un punto in cui non si può negare che 2 giorni fa è il partito della Lega e il partito dei Fratelli d'Italia che stanno bloccando in commissione da diversi mesi, sto parlando del 18 novembre, quindi sto parlando di 3 giorni fa, il proseguio della legge sull'eutanasia.
se ne faccia una ragione, l'agenda del prossimo anno sarà sicuramente dettata da eutanasia principalmente, da referendum sulla giustizia e referendum sulla cannabis. Un passaggio veloce, perché sennò non si danno i nomi e cognomi. Sul PD non mi esprimo, l'ho già detto tante volte da lei, i più alti esponenti del PD sono venuti ai nostri banchetti, hanno firmato e hanno chiesto per favore di non essere fotografati, perché era un tema divisivo. Se la fa sorridere, però a me non fa sorridere. Infatti nessun leader del PD si è fatto firmare o si è fatto sottoscrivere pubblicamente o si è dichiarato favorevole a una battaglia civile che è fondamentale. Su Draghi, ultimo passaggio, secondo me non è colpa del curatore fallimentare dell'Italia. Se arriva il curatore, non è colpa del curatore, è colpa dei soci che hanno gestito l'Italia in modo tale che è dovuto arrivare un curatore a gestire danni che hanno fatto loro ad opera della partitocrazia. Grazie Cortese, abbiamo sentito bene, non vedevamo l'immagine in movimento, ma grazie. Comunque, Antonio Tocchetto, può finire come provax, novax, cioè fazioni opposte anche sull'eutanasia, cioè può esserci uno scontro? Ma no, non credo assolutamente, una cosa completamente diversa. Comunque volevo dire a Cortese che molti di noi, io sono un esponente del PD, abbiamo proprio autenticato le firme, io sono stata parecchi sabato e domeniche ad autenticare, per cui magari non andranno proprio i big, ma insomma il popolo del PD e gli umili amministratori sono sempre stati in prima fila proprio sulla raccolta delle firme. Quindi io penso che però invece ci sarà una buona legge, e novax e provax è una cosa molto diversa. Comunque chiudo solo velocemente dicendo che la questione della possibilità che venga un vaccino, che sia l'obbligatorietà del vaccino, ha portato oggi alcuni novax che conoscevo a doversi vaccinare per loro. Ben per loro. Penso che sarà difficile che si faccia una legge in questa mancanza del fine di legislatura. Più probabile, anche io penso che non si andrà a votare nel 22, e quindi che ci sarà il referendum e la stragrande maggioranza del paese voterà per avere una legge di fatto, togliendo via dei pezzi di altre normative, quindi però assicurando in qualche maniera una dignità e diritti a questo paese. Io me la vedo così, cioè penso che il paese davvero si esprimerà come è avvenuto, diceva l'avvocato Crea prima, come è avvenuto per il divorzio da un lato, e poi invece la legge sull'aborto è venuto con le leggi. Allora, ingegnere, poi andiamo a salutare Giorgio Genzianella. Voglio andare controcorrente, ma numericamente. Siamo il paese col maggior numero di leggi. Quindi sembrerebbe che i parlamentari lavorano come i dannati, come i forzati, ma fanno le leggi che non servono. Cos'è questo? È complottismo, perché mi iscrivo al partito complottista. Questi fanno tutte le leggi che non servono. No, è calata però. Questo è il guaio. Poi c'è anche la rottamazione delle leggi che non porta a nulla. Allora, io ringrazio moltissimo Genzianella e Giorgio D'Incà per essere stati con noi. Davvero vi seguiremo da vicino, se ce lo consentirete, per vedere come si concluderà l'esistenza di Samantha, come e quando, in base a quello che voi da genitori deciderete. Quindi davvero da parte nostra, di tutto il nostro grande pubblico, un grande abbraccio e proprio la volontà di starvi vicini e di capire appunto quale sarà l'epilogo, non soltanto dal punto di vista della vita di Samantha, ma anche dal punto di vista di quello che un'inchiesta dovrà accertare, perché voi avete il diritto di sapere se ci siano state responsabilità e per quale motivo Samantha si trova oggi in questa condizione. Quindi grazie molte Genzianella e Giorgio, a presto, grazie. Grazie a voi. Grazie, un abbraccio. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, Fabrizio Bazzoni che è stato con noi, con Simone Merlo questa sera, e ci vediamo domani sera. Grazie, buonanotte, arrivederci. Buonanotte.